Buongiorno, ben ritrovati alla prima edizione del TG Flash di New Sicilia di oggi. In apertura, un omicidio-suicidio avvenuto nelle scorse ore nel palermitano avrebbe ucciso la compagna per poi togliersi la vita. La tragedia ha avuto luogo a Villabate in via Giovanna d'Arco. Salvo Petin, 41 anni, avrebbe ucciso la compagna Giovanna Bonsignore di 46 anni, ferendola mortalmente a coltellate per poi con la stessa arma togliersi la vita. Sul posto i carabinieri della compagnia di Misilmeri, sanitari del 118 e vigili del fuoco. Le cause di quanto accaduto sono ancora sconosciute. Operazione congiunta stamani dei carabinieri e polizia di Stato Caltanissetta. 9 soggetti sono stati arrestati. Su di loro pendono gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, tentato omicidio, detenzione e porto d'arma comune da sparo. I fatti hanno tratto origine da un'attività investigativa condotta tra gennaio e maggio 2021. Sono oltre 50 i capi di imputazione relativi ad altrettanti episodi di cessione di sostanza stupefacente, per lo più cocaina, manti e crack, hashish e marijuana, che gli indagati avrebbero acquistato a Catania e Palermo per poi rivenderla nel centro urbano di Caltanissetta. Dopo l'assemblea ordinaria di lunedì, durante la quale proprio Acoset aveva lanciato un appello chiaro e deciso circa le preoccupazioni sulle sorti dell'azienda e di tutti gli enti facenti parte del sistema della salvaguardia, si è tenuta ieri pomeriggio all'Arsa a Palermo un'audizione nella quale la governance di Acoset ha potuto ribadire le proprie posizioni. Dall'incontro sono emerse anche diverse proposte e altrettante soluzioni, ma bisogna attendere la definizione della manovra finanziaria per potersi muovere in sinergia col governo nazionale. E chiudiamo con una notizia che arriva dalla Malesia, dove una frana causata dalle forti precipitazioni stagionali ha causato il decesso di almeno 8 persone. Al momento si contano anche 7 feriti e 14 dispersi. In corso le operazioni di ricerca. È tutto per questa edizione, prossimi aggiornamenti a mezzogiorno. A più tardi. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio, nel centro storico, mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20, Uzzucco, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.